questa lezione intendiamo introdurre la nozione di forma normale. Una forma normale in logica proposizionale classica è una formula che abbia una struttura prefissata. Quello che intendiamo dimostrare è che ogni formula è equivalente ad una forma normale. Per equivalente intendiamo che, date due formule A e B, A equivale a B se e solamente se, per ogni assegnamento che renda vera A, lo stesso assegnamento rende vero B, e anche, per ogni assegnamento che renda falso A, lo stesso assegnamento rende falso B. Per definire le forme normali abbiamo bisogno di qualche concetto preliminare. Il primo concetto che intendiamo introdurre è quello di letterale. Semplicemente un letterale è una variabile oppure la negazione di una variabile. Una formula è detta forma normale congiuntiva se essa è una congiunzione di disgiunzioni di letterali. Ognuna delle disgiunzioni è detta clausola. Quindi possiamo anche dire che una formula è in forma normale congiuntiva se essa è una congiunzione di clausole. Nella slide riportiamo tre esempi. Il primo esempio è una forma normale congiuntiva. Essa è una congiunzione di clausole. E infatti ogni clausola è una disgiunzione di letterali. La seconda formula non è una forma normale congiuntiva. Infatti essa è la congiunzione di due clausole che implica una clausola. La presenza dell'implicazione rende questa formula non una forma normale. Il terzo esempio è ancora un esempio negativo. Questa formula è una congiunzione di altre formule, ma la terza formula, il terzo congiunto, non è una clausola. Essa è una disgiunzione di un letterale con una congiunzione. E questo non è ammesso per una forma normale. La seconda forma normale che noi consideriamo è la cosiddetta forma normale disgiuntiva. Una formula è detta essere in forma normale disgiuntiva se essa è una disgiunzione di congiunzioni di letterali. Ognuna delle congiunzioni è detta implicante. Quindi possiamo anche dire che una forma normale disgiuntiva è una congiunzione di implicanti. Ancora una volta la slide riporta un esempio di forma normale disgiuntiva, come è immediato verificare. Il risultato principale è riassunto nel seguente teorema. Ogni formula proposizionale classica è equivalente ad una forma normale congiuntiva e anche ad una forma normale disgiuntiva. Sia F una formula. Possiamo innanzitutto semplificare la formula usando le seguenti equivalenze. A equivale a B, possiamo semplicemente sostituirla con la formula A implica B e B implica A. Allo stesso modo, A implica B può essere sostituita da non A or B. In questo modo possiamo semplicemente presumere che F contenga solo negazioni, congiunzioni e disgiunzioni, limitando la quantità di casi che dobbiamo considerare nella dimostrazione. Procediamo per induzione sulla formula, ricordando che la formula può essere sempre scritta usando esclusivamente variabili, la negazione, la congiunzione e la disgiunzione. Il primo caso è elementare. Se F è una singola variabile,
essa è già in forma normale congiuntiva ed è già in forma normale disgiuntiva, nel modo banale. Il secondo caso che consideriamo è quando la formula F sia una formula negata, quindi F uguale a non F'. Per ipotesi induttiva, F' equivale ad una forma normale congiuntiva e ad una forma normale disgiuntiva, esattamente come nella slide. Pertanto, F equivale alle negazioni di queste forme normali. Applicando le leggi di De Morgan due volte, otteniamo che F equivale a qualcosa che assomiglia molto ad una forma normale congiuntiva e ad una forma normale disgiuntiva. Purtroppo, per poter rendere queste delle forme normali congiuntive e disgiuntive, dobbiamo necessariamente eliminare le doppie negazioni che eventualmente presenti sui letterali. Tuttavia, questo è facile, in quanto la doppia negazione di una formula equivale ad una formula, come abbiamo già dimostrato nelle lezioni precedenti. Thank you.
Se F è una disgiunzione, F1 o F2, per ipotesi induttiva F1 equivale a D1 in forma normale disgiuntiva e anche F1 equivale a C1 in forma normale congiuntiva. Allo stesso modo F2 equivale a D2 in forma normale disgiuntiva e a C2 in forma normale congiuntiva. Pertanto, come immediato verificare semplicemente scrivendo la formula, F equivale a D1 o D2, che è una forma normale disgiuntiva. E questo ci sistema metà di quanto dobbiamo dimostrare. Per costruire la forma normale congiuntiva equivalente ad F, noi consideriamo tutte le clausole di C1 e tutte le clausole di C2. Per ogni clausola di C1 e per ogni clausola di C2 costruiamo una nuova clausola che è pari alla disgiunzione di queste due clausole. È semplice verificare che la congiunzione di tutte le clausole così costruite è in forma normale congiuntiva. È altrettanto semplice verificare che questa congiunzione equivale ad F.
se F è la congiunzione F1 and F2, il caso è completamente simmetrico e lo lasciamo come facile esercizio per gli studenti. È importante notare che la costruzione all'interno del teorema 5.4, che ci consente di derivare le forme normali congiuntive e disgiuntive equivalenti ad una formula data, è algoritmica. Fornisce davvero una procedura per costruire queste forme normali a partire da una formula data. Come esempio, proviamo a calcolare la forma normale disgiuntiva della formula data in figura. La formula data in figura è una forma normale congiuntiva formata da n clausole e ogni clausola è della forma x con i or y con i. Seguendo il procedimento illustrato nel teorema 5.4, otteniamo che la forma normale disgiuntiva esiste ed è formata da un insieme di implicanti e ogni implicante è una congiunzione di tanti letterali quanti sono le clausole, in questo caso n, presenti nella formula iniziale. E ognuno dei letterali è una delle variabili presenti in ciascuna clausola. Questo significa che ogni implicante è formato pescando all'interno di ogni clausola un letterale. Notiamo come il numero di implicanti, quindi il numero di elementi che sono posti in disgiunzione, corrisponde al numero di scelte possibili che possiamo effettuare pescando una variabile da ogni clausola. Quindi questo esempio ci dice che il numero di implicanti sia necessariamente esponenziale rispetto al numero delle variabili. Quello che siamo riusciti a stabilire
quindi è che la procedura del teorema 5.4 ci permette davvero, attraverso un algoritmo che è illustrato nella dimostrazione, di trasformare una formula f data in una forma normale, congiuntiva o disgiuntiva che sia, equivalente. Tuttavia, questa procedura è, nel caso peggiore, esponenziale in spazio, in quanto il risultato può contenere una quantità di implicanti, come nell'esempio precedente, il quale sia esponenziale rispetto al numero delle variabili. Non è difficile concepire un esempio in cui il calcolo di una forma normale congiuntiva abbia lo stesso tipo di effetto di crescita esponenziale. Il fatto che noi dobbiamo produrre una formula esponenziale in spazio significa che l'algoritmo ha anche una complessità in tempo che è esponenziale, semplicemente perché alla fine il nostro algoritmo in ogni caso deve scrivere la formula risultato. L'idea che sta alla base delle forme normali è che noi possiamo prendere una formula e scrivere una formula equivalente la quale abbia una struttura prefissata e quindi maggiormente controllabile. Equivalente vuol dire che la formula iniziale e la formula in forma normale sono soddisfatte o falsificate dai medesimi assegnamenti. In modo più preciso, diciamo che F è una tautologia se F è vera per ogni assegnamento delle variabili. F è soddisfacibile se F è vera per un qualche assegnamento delle variabili. Deve esisterne almeno uno. Una formula F è falsificabile se esiste un assegnamento delle variabili che la renda falsa. E infine F è insoddisfacibile se F è falsa per ogni assegnamento delle variabili. Queste nozioni non sono indipendenti. Una formula F è insoddisfacibile esattamente se la sua negazione è una tautologia. Infatti, se F è insoddisfacibile, allora è falsa per ogni assegnamento. Quindi non F, per definizione della semantica della negazione, è vera per ogni assegnamento. È chiaro che il ragionamento è reversibile. Il problema SAT, che sta per Satisfiability, soddisfacibilità, è definito da una coppia di insiemi F ed S. F è l'insieme di tutte le formule della logica proposizionale classica. S è il sottoinsieme di F che contiene tutte e sole le formule soddisfacibili. SAT è un problema di decisione. Un problema di decisione è formato da un insieme e da un suo sottoinsieme. Quello che chiediamo è trovare un algoritmo che, dato un elemento del primo insieme, ci risponda vero se e solamente se l'argomento dato appartiene al secondo insieme. Un problema di decisione è risolubile se esiste un algoritmo che lo risolva. Nel caso di SAT, evidentemente il problema è risolubile. Esiste un algoritmo e l'algoritmo che tenta tutti i possibili assegnamenti infatti risolve il problema. Come abbiamo sottolineato più volte, ma a questo punto siamo in grado di calarlo dentro un problema, SAT appunto, questo algoritmo è esponenziale. Su una formula che contenga n variabili è necessario testare 2 alla n assegnamenti. Quindi noi sappiamo che SAT è risolubile in un tempo esponenziale. La domanda è: esiste un algoritmo che lavori in un tempo polinomiale, cioè in un tempo gestibile, che permetta di risolvere SAT?
La risposta è al contempo sorprendente e difficile. Infatti, noi non lo sappiamo. Abbiamo numerose evidenze che è molto improbabile che un tale algoritmo esista. Tuttavia, non abbiamo nessuna dimostrazione, non esiste la certezza che un algoritmo polinomiale per risolvere SAT sia impossibile da scrivere. Attualmente, e con fondatissime ragioni, nessun informatico o matematico scommette sull'esistenza di un algoritmo polinomiale, al punto da basare su questa mancanza una parte fondamentale della tecnologia. Ad esempio, tutte le tecniche crittografiche attualmente in uso si basano sul fatto che SAT sia risolubile solamente in un tempo esponenziale. È anche da notare che questo è il più grande problema aperto nell'informatica teorica e che, qualora uno riuscisse a risolverlo in un senso o nell'altro, cioè dimostrando l'esistenza di un algoritmo polinomiale o facendo vedere che tale algoritmo è impossibile che esista, beh, guadagnerebbe praticamente $1 milione attraverso un premio internazionale. Non solo, un risultato di questo tipo, nel caso in cui producesse un algoritmo polinomiale, significherebbe essenzialmente la fine delle tecniche crittografiche attualmente in uso, rendendo essenzialmente inutile gran parte dell'informatica che viene adottata nelle transazioni sul web. Data una formula, possiamo sempre trovare la forma normale congiuntiva equivalente. Non solo, sappiamo che tale forma normale congiuntiva dovrebbe poter essere calcolata solamente in un tempo esponenziale, in base all'evidenza sperimentale sul problema SAT. Ci possiamo chiedere se possiamo considerare particolari classi di formule la cui forma normale congiuntiva non sia generale, ma sia ristretta, per le quali sia conveniente, ossia più facile, risolvere il problema della soddisfacibilità. Scopriremo che questo tipo di restrizione offre un sistema particolarmente interessante, specialmente per le applicazioni informatiche. In questo senso definiamo una clausola di Horn come una clausola la quale contiene al massimo un letterale che non sia una negazione. Questo vuol dire che una clausola è detta di Horn se tutti i suoi letterali sono variabili negate, oppure se tutti i suoi letterali meno uno sono variabili negate, ovvero anche che una clausola contiene una sola variabile che sia un letterale. Il motivo per considerare queste clausole è che una formula del tipo non x1 or non xn or y, quindi una clausola di Horn, equivale a x1 and xn implica y, una forma particolarmente conveniente con cui ragionare. Supponiamo di avere una formula che sia una forma normale congiuntiva in cui tutte le clausole siano clausole di Horn. La domanda che ci poniamo è: esiste un algoritmo efficiente per stabilire se questa formula è soddisfacibile? Consideriamo la seguente procedura. La procedura illustrata nella slide parte assegnando ad ogni variabile il valore falso. Quindi noi costruiamo un assegnamento sigma, il quale sia l'assegnamento ovunque falso. Dopodiché procediamo verificando se esista una clausola della nostra formula F data in input, la quale sia falsificata dall'assegnamento. Se l'assegnamento non coincide con l'assegnamento ovunque vero, allora attuiamo
il corpo del ciclo, altrimenti usciamo. Essenzialmente la verifica che l'assegnamento non sia l'assegnamento ovunque vero ci dà un metodo per decidere la terminazione del ciclo quando la formula sia insoddisfacibile. Comunque, il corpo del ciclo procede semplicemente andando ad esaminare la clausola e prendendo l'unica variabile positiva che in essa compare, y, e costruiamo, o meglio aggiorniamo, l'assegnamento sigma esattamente nel punto y, che rendiamo vero. Alla fine, comunque, concluso l'esecuzione del ciclo, noi andiamo a ritornare il valore di verità della formula F valutata attraverso l'assegnamento sigma così costruito. In primo luogo, notiamo che questa procedura termina sempre. Infatti, noi partiamo dall'assegnamento che è ovunque falso. Ad ogni passo del ciclo, una variabile che era valutata in falso diviene valutata in vero. Nel caso peggiore, arriviamo a valutare, dopo un sufficiente numero di passi, andiamo a valutare tutte le variabili a vero. Ma quando tutte le variabili vengono valutate a vero, la condizione del ciclo ci stabilisce che noi dobbiamo uscire. Di conseguenza, questo algoritmo è necessariamente terminante. L'algoritmo è corretto. Esso infatti ci riporta il valore di F valutata sull'assegnamento sigma. La condizione che ci permette di permanere nel ciclo è che se la formula fosse valutata vero, allora semplicemente noi usciamo dal ciclo. D'altra parte, se la formula è valutata a falso, allora proviamo a rendere vero, attraverso l'esecuzione del corpo del ciclo, esattamente quella clausola. Quindi, se esiste un assegnamento, ragionevolmente, prima o poi lo troviamo. In altre parole, il risultato ci riporta sempre un assegnamento che soddisfa la clausola, se esiste, oppure ci riporta sempre il valore falso se tale assegnamento non può esistere. Per rendere precisa l'asserzione che abbiamo enunciato alla fine della slide precedente, ci serve dimostrare che se un assegnamento soddisfa F, allora anche il sigma che andiamo a costruire con la procedura soddisfa F. Infatti, se nessun assegnamento soddisfa, il nostro ciclo continuerà fino a che sigma non diventa equivalente all'assegnamento che rende vere tutte le variabili, e in questo caso semplicemente termineremo con il valore falso. Quindi sia tau un assegnamento che soddisfi la formula F. Quanto noi vogliamo dimostrare è che se sigma rende vero una variabile, allora anche tau lo fa. Notiamo, molto banalmente, che nel corso della esecuzione della prima istruzione, questa asserzione è semplicemente vera. Nel modo più banale, non c'è nessuna variabile che sigma renda vera. Ora, immaginiamo che ad una certa iterazione del ciclo while, questa condizione cessi di essere vera. Ora, necessariamente esiste una prima iterazione in cui questo avvenga, il che vuol dire che al passo precedente, all'iterazione precedente, la clausola C con I che forza Y ad essere valutato a vero non può essere soddisfatta da tau, e questo contraddice l'assunto iniziale. Quindi noi abbiamo che la nostra procedura costruisce un assegnamento che soddisfa la formula F se e solamente se F è soddisfacibile. Tuttavia questo algoritmo computa anche in un tempo polinomiale rispetto alla dimensione del problema.
La formula F contiene m clausole ed n variabile. Ad ogni iterazione noi rendiamo vera una clausola che prima veniva valutata a falso. Di conseguenza, il nostro numero di iterazioni, il numero di volte che potremmo eventualmente eseguire il corpo del ciclo, è limitato ad m, il numero di clausole. Ad ogni iterazione noi dobbiamo valutare la condizione e per valutare la condizione dobbiamo scandire m clausole al peggio per trovarne una non soddisfatta, ammesso che esista. Ogni valutazione a sua volta richiede di valutare tutte le variabili presenti nella clausola, un numero che è limitato da n, il numero di variabili totali presenti nella formula. Questo significa che la procedura richiede al peggio n per m quadro passi, ovvero una quantità che è polinomiale rispetto alla dimensione del problema.